Quello che state per vedere è il resoconto della mia visita a Siviglia, la città che credo fino a questo momento più mi abbia sorpreso in positivo. Forse anche perché la visitai in un momento un po' particolare. Andare a Siviglia è sempre stato il mio sogno, soprattutto da quando vivo in Spagna. Mi misi in testa che volevo visitare le 50 città più belle del mondo. Siviglia dicono sia al secondo posto di questa classifica. Con l'auto più orrenda del mondo, certo, potrei anche lavarla e renderla più decente. Partì da casa mia, da Madrid, ma non potevo andarmene senza la mia compagna di viaggio. Ciao, sono Almudena. E si parte! Destinazione? Siviglia! Non ho capito, Davide, dove? Siviglia! Dove? Siviglia! Ah, ok, andiamo a Siviglia! La pioggia regala al viaggio quel tocco di estorsità, di imprevedibilità e, perché no, di lentezza. In un mondo in cui siamo abituati ad accelerare sempre di più, anche quando non abbiamo nulla da fare, anche quando stiamo in vacanza. Ma se impari a capire che la vacanza non parte da quando arrivi, ma parte da quando parti, il tragitto diventa una parte integrante dell'esperienza e ti diverti di più. Con noi c'era una ragazza majissima, in spagnolo significa quasi simpaticissima, ma aveva un problema: non sapeva mangiare le patatine. Anyway, arriviamo a Siviglia, la lasciamo in stazione e iniziamo a visitare la città. Non ci sono dubbi, a Siviglia si mangia bene, anzi benissimo, e rispetto alle città del nord è anche economico. In Andalusia si è sviluppata alla perfezione l'abitudine di servire una tapas assieme a ogni birra, ed è un piacere sederti al bar e riposarti. Solo una cosa non mi è piaciuta. E ve la farò vedere alla fine del video. Siviglia è la città delle stranezze, ragazze vestite da Popeye, il tram con il sombrero, una palma che tra un po' prende il volo, una piazzetta con due alberi cubici, due idioti che giocano per strada dandosi zainate e soprattutto una ferrovia levatoia mai vista nella mia miserabile vita. Che tanto miserabile non è, dai, però fa figo piangersi un po' addosso, vero? Un piccolo consiglio, a gratis, sì. Quando visitate una città, togliete gli occhiali da sole, che non vi fanno godere appieno dei colori. Le città vanno viste, non solo passeggiate. La cattedrale è maestosa e magnifica, dentro e fuori, ma ci sono dei particolari che, seppur minimi, rischiano di rendere antipatica una città. Per esempio, mi hanno proibito all'interno della cattedrale di usare il cavalletto per realizzare i video. Niente foto professionali, solo amatoriali, hanno detto. Ma diciamo però che se loro hanno il diritto di vietarlo, io ho il diritto di rimanerci male. Una mattina visitammo il Parque Nazionale de Doñana,
Il cielo era nuvoloso e non ci permise di godere del panorama, degli animali, ma sicuramente ci fece divertire con le pozzanghere. Su una cosa bisogna essere chiari: avventura non è solo uccidere un leone o scampare un rapimento. L'avventura è anche e soprattutto questa: attraversare una strada allagata. E se si ferma l'auto, son guai, oh, son cazzi. Il resto è pazzia. Il parco è immenso, arriva fino al mare ed è per lo più un'estensione di paludi con tante varietà diverse di uccelli. Ti senti immerso nella natura più profonda, incontaminata. Stai vivendo uno dei pochi terreni europei ancora non dissacrati dall'uomo. Non ha senso dire che Dognana sia bella, sia brutta. Il parco naturale di Dognana è naturale, selvaggio. Ecco, se avete voglia e vi piace la natura, venite qui e visitatela. Fatevi 20-25 km di strade sterrate, piene di buche, soprattutto il giorno dopo che ha piovuto, e visitate. Perdete tempo, fate un picnic qui, guardate gli uccelli, guardate le lagune, perché ne vale la pena. È il momento della Setas, un complesso installato in Plaza Mayor che assomiglia a quattro funghi sui quali si può salire, visitare il panorama, dare uno sguardo alla città. A proposito di funghi, salendoci mi viene in mente uno dei circuiti di Mario Kart, ve lo ricordate? Ah no, non fa niente, siamo di due generazioni diverse, dai, o forse di due intelligenze diverse. Dovrò farmi vedere da uno specialista. Passeggiare per il centro ti ricorda l'alternanza tra cristiani, mori e di nuovo cristiani, devastante dal punto di vista storico ma proficuo dal punto di vista architettonico. Una combinazione di due stili diversi che si sposano molto bene, il cui culmine viene raggiunto a Córdoba e Granada. Devo essere sincero, una cosa non mi è piaciuta. I cani sono proprio antipatici. Non è giusto! 8 cani e nessuno ha voluto giocare con me. I cani di Siviglia sono antipatici. Plaza de España merita un capitolo a parte. Personalmente è la piazza più bella vista finora, in assoluto, senza dubbio. Costruita dal 14 al 28 per l'esposizione iberoamericana del 1929, è uno scenario perfetto per giocare, per divertire, passeggiare, amare, ammirare, romanticare, remare, sposare e tanti altri aree. Poi ci sono gli altri padiglioni, sempre costruiti per le esposizioni, che si possono visitare, infatti oggi hanno diverse funzioni, ma essendo dei padiglioni, il bello degli edifici non è dentro, ma fuori. Dopo un pomeriggio denso di visite e camminate, il sonno era tanto. E mentre Almudena si riposava in modo umano e dignitoso, io mi sono sbatuffolato, abbarbonato, minchia parole fighe, oh, su una panchina per una mezz'oretta. Ci voleva proprio.
Passeggiare per la città e vedere una donna vestita con il tipico abito da sevigliana è quasi strano, è buffo, ma combinate tutto assieme regalano alla vista un tocco in più, come se stessi sul set di un film. Ovviamente non vanno sempre vestite così, ma sono in questa occasione speciale, la Feria di April. Questa feria è unica al mondo. Da quello che ho capito non è dedita né a un santo, né si usa per vendere o comprare qualcosa. È fatta dai sevigliani per i sevigliani, perché possano divertirsi. Ogni gruppo di amici affitta una casetta e vi ci può entrare solo chi ne ha il permesso. Si mangia, si ride e si balla. Madonna quanto si balla! Poi ci sono le classiche giostre, che sempre hanno il loro fascino. E poi a casa a dormire, che la visita è finita. Siviglia ti sorprende, ti rapisce, ti scaraventa in un'altra realtà, quella storico-artistica, elegante e innovatrice al tempo stesso. Siviglia è sfrontata, tradizionale, gioiosa, strana, calda, spagnola. Ecco, spagnola in Spagna è un qualcosa che non è scontato con tutte le spinte indipendentiste che ci sono. Siviglia è bella, è bellissima, dovrei consigliarvi di visitarla almeno una volta nella vita, invece vi consiglio di viverla. Non una volta, due, tre, anche quattro. E mi raccomando, se trovate le ragazze che cantavano vestite da Popeye, salutatele da parte mia, perché ho dimenticato di darle il mio numero di telefono. Che deficiente, vero? Che stiamo contigo, Siviglia, la vita e la presume orgogliosa de... Zia Dina, beh, e c'è cosa? I taralli in busta danno a Siviglia, mo c'è peccato, i taralli in busta. Grazie, che solo tu sai fare i taralli, ma fate buono.